Come ti chiami? Ricordo perché. Io sono Rahman Khalilur. Rahman Khalilur, sì. Non me lo ricorderò mai, però vabbè. Noi siamo per l'integrazione, giusto? Non sì. differenza di razza, ma buoni comportamenti civili. Sì, civili. Sì, sì. Quindi... E questa mia opinione, questa certo. mia idea, che non differenza nessuna persona. Tutti... Né religione, né razza, no, né no, sesso, no, niente, no. Ma di buona educazione. Buona educazione, buona. Te voglio bene, te voglio bene. Come ti chiami? Io sono Rahman Khalilur. Rahman Khalilur, te voglio bene assai. Grazie. Arrivederci. Ciao, arrivederci. Caro. Tanta buona educazione a tutti. Ciao, grazie. Da quanto tempo vivi a Bari? Io Bari 11 anni. Però già da 9 lavori con un contratto sì, a tempo indeterminato. Lavoro, sì, contratto indeterminato. Che cosa fai? Io adesso lavoro come ostecaro. Ostecaro nel senso ostecaro, che apri le ostriche, i frutti di mare. Frutti di mare, preparare frutti di mare, carpasso e questo. Preparare in un ristorante di Bari. Un ristorante, però io ho imparato in Italia tante cose. Io sono anche pizzaiolo, ho già fatto pizza 7 anni fa. Hai sempre lavorato? Lavoro. Ti sei sempre integrato, no, nella comunità? Sì, sì, come si sta a Bari? Come vivi a Bari? Io Bari sta bene perché... Cioè hai gli amici baresi, sì? Sì. Io Bari sta bene perché è popolo in italiano, anche Bari è tutto bravo, educato. Io ho visto tutto bravo persona, io sono contento di stare in Italia, in Bari. Senti, il fatto che con tanta gente extracomunitaria non si riesce a creare un rapporto perché magari ne combinano di tutti i colori, tu come la vedi questa mancata convivenza tra italiani ed extracomunitari? Esiste il problema secondo te? Io non lo so perché non è visto così cosa, però ho sentito tante cose, però secondo me tutti gli stranieri, anche italiani, non sono differenza. Differenza sono sui movimenti, differenza educato, differenza education, differenza tante cose. Però che è educato, gentile, questo no problem, no, nessuna parte. Né tra gli italiani né tra i migranti extracomunitari, sì, come li vogliamo chiamare. Sì, bisogna imparare, bisogna education, bisogna imparare come deve stare al mondo. Civile. Oh. Civile. Questo, problema questo, secondo me. Però, non è la razza, è il comportamento, no. L'educazione. Sì, educazione, anche. Guarda, c'è risolto tutti i problemi che stiamo cercando di dire in una parola sola, educazione. Educazione, devi imparare, il mondo non c'è problema, il mondo deve stare tranquillo. Però devi imparare come deve vivere il mondo, come deve stare in paese civile. Da dove vieni tu? Io sono Bangladesh. 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 Bangladese. Giusto? Bangladese, italiani bangladesi. Okay. Nostro paese Bangladesh, education. Perché sei venuto in Italia? Io venuto in Italia non è solo per lavoro, però io sono laureato mio paese. Io venuto in Italia per vedere paese, anche cultura, il mondo, perché Italia abitare tanti paesi, senegale, marocchino, tunisiano, Bangladesh, ma India, Pakistan. Intendi ritornare a casa tua in Bangladesh? Non lo so, è vita, io non sicuro io come devo andare avanti, se muore oggi come devo fare, però mio sonno, mia figlia studiare qua, mia moglie abitare qui, io lavoro qui. Ma non ce l'hai qui tua moglie e tua figlia? Sì, qua. Sì, sta qua. Qua, mia moglie e figlia. Vivete in affitto qui? Sì, affitto. Quanto paghi in affitto? Io pagare affitto, allora quello non devo parlare niente perché... 300 euro, 350, 400, quanto paghi? 400, con un sì, 450. Con un contratto regolare? Sì, io tutto regolare, io piace così, noi irregolare, tutto regolare. Allora, mia sonno, mia figlia è studiare, sta bene, anche io sta bene qua, vita deve passare, poi il futuro, anche io nato mio paese, è normale che devo tornare. Vorresti tornare al tuo paese, però intanto ti comporti come si deve sì, qua, sì. Come dovrebbero fare tutti, italiani. Tutti, mio paese è in Bangladesh e in Bari abitare tanti paesi, però tutto sta bene, tutto bene, anche tutto italiano, io ho visto, secondo me, tutto italiani. Contento miei paesani, perché miei paesani vuole lavoro, non è fare casini.